E benvenuti in un nuovo vlog, un nuovo video dove vi porto con me durante le mie giornate di questa settimana. Giornate super produttive, o almeno così si fa per dire, insomma, uno ci prova, ma piuttosto giornate parecchio impegnate. Quindi voi mettetevi comodi, prendetevi qualcosa da bere, uno snack, rilassatevi e godetevi questo video. Ed eccoci qua, sveglia alle 7. Poi chiaramente 7:15 ho ripreso la sveglia, insomma ho bisogno di quei minuti per capire chi sono, da dove vengo e qual è il mio obiettivo della giornata. Il caffè sicuramente con questo aiuta, quindi un bel caffè con la mia nuova amata Nespresso, che ormai è un must nelle mie mattinate, e comincio organizzando la mia giornata, guardando le varie mail, insomma cercando di stabilire quali saranno le priorità per questa giornata. Poi palestra, non mi allenavo da circa una settimana, quindi non vedevo l'ora di tornare in palestra. E dopodiché una buona colazione col mio amato, visto e rivisto, venerato brownie. La ricetta è sempre la solita e adesso sto in fissa con questo burro di anacardi, troppo buono. E il colore è troppo gustoso, ve l'ho già detto. E quindi sì, la mia colazione col brownie, un frutto, in questo caso pera, perché il frutto comunque rende la colazione ancora più dolce e mi sazia di più. Poi avevo qualche appunto, comunque lezione da rivedere e recuperare, quindi ho fatto questo. Allora, questa mattina ho rivisto un paio di lezioni che volevo appunto recuperare, prendere qualche appunto, migliorare alcune cose, quindi ho fatto questo. Poi la prossima lezione è una lezione oggi alle 4 fino alle 7 di stasera, quindi quello sarà interessante. E però per adesso voglio mettermi a finire di montare un video, devo fare anche il voice over appunto per quel video, e in più ho preso la decisione di ricominciare con i miei podcast. Ho anche cambiato il nome del podcast, sarà Chit Chat with Zuvelicious, quindi sì, sarà, si chiama appunto tipo chiacchiera con Splicious, Chit Chat, sta appunto per quello. E niente, li trovate su tutte le piattaforme di podcast come Spotify, Apple Podcast. E appunto volevo registrare un nuovo episodio, quindi vediamo se lo farò oggi o comunque nei prossimi giorni, in modo da poterlo mettere questa settimana. Dopodiché un bel pranzetto, questa volta vegan style, insomma mi piace incorporare proteine vegetali nella mia alimentazione. E il tofu è buonissimo e questo bagel proteico, ve l'ho detto e ridetto, è un'altra cosa che amo, quindi anche quello super consigliato. Poi continuo con le mie ore di lezione. Lezione finita e adesso finalmente un po' di relax. E cenetta a fine giornata, una chicca, questa salmone bowl con verdure e il mio dessert. Inizia una nuova giornata di lezioni, amministrazione ordinaria, ma un po' di lucida labbra non guasta mai, anche perché per fortuna, diciamo, anche se, ecco, cosa che non c'entra nulla, ma non penso questo colore mi doni particolarmente, fatemi sapere. Comunque caffè, perché ve l'ho detto, riprendiamo da dove ho lasciato il discorso, più o meno sì, ok? Che ho una giornata ricca di lezioni anche qua, e io le lezioni, per preferenza mia, finché posso, preferisco seguirle da casa, nonostante la mia sia un'università fisica, quindi nel tipo che dovresti andare a seguirle in presenza, ma comunque ancora ci permettono di seguirle da casa, quindi io finché posso lo faccio. Fatemi sapere voi se siete più tipi che preferite la DAD o preferite andare in presenza. Poi la mia colazione, questa volta non brownie ma bensì blondie, che è la versione appunto bionda, quindi senza cacao, del brownie, molto buona anche questa, sempre con un frutto, un po' di toppings a scelta, insomma una colazione anche questa di tutto rispetto. E poi pit stop in palestra. Ah, questa sì, è tipo una delle ore che preferisco nella mia giornata, in cui veramente mi concentro su me stessa, do il massimo e sollevo carichi e mi faccio valere. Poi gli outfit della palestra sono fondamentali per sentirmi ancora meglio e più carica. Allora, eccoci qua, allenamento fatto, è andato bene. Ho provato anche un nuovo esercizio che poi magari vi faccio vedere meglio appena capisco meglio la tecnica. Comunque adesso mi sono cambiata, rinfrescata un attimo, perché così è pranzo e poi ho lezione oggi dalle 5 alle 8. Quindi sì, questa cosa che ho lezioni il pomeriggio questo semestre è molto comodo da una parte, e almeno per il mio stile di vita, però ovviamente finire alle 8 è stancante. Che poi vi avevo parlato un attimo in uno scorso video dei miei orari per le lezioni di questo semestre, ma alcune lezioni sono cambiate perché ho cambiato un po' il mio piano di studi,
quindi anche gli orari sono un po' diversi e infatti la lezione che ho oggi mi combacia con un'altra lezione, quindi che sarebbe più o meno allo stesso orario. Per fortuna uno di questi registra, quindi praticamente riuscirò a recuperarla domani mattina. Quindi niente, adesso prepariamo il pranzo e niente, oggi andrà così. Anche oggi non sono riuscita a registrare il podcast, che ve l'ho detto, ho ripreso, cioè voglio riprendere a registrare il podcast perché mi piace, perché ho voglia di chiacchierare anche un momento appunto per me, per chiacchierare con voi. Non è tanto il fatto di farlo, perché quello mi piace quando sto là nel momento, poi mi va e me lo godo, è più il fatto di dovermi mettere a farlo. E questo capita spesso anche con altre cose, come può essere con lo studio, con il lavoro, col fatto che comunque ho parecchie cose da fare, che sia appunto quello di seguire le lezioni, fare esercizi, studiare, editare video. Pensare anche a fare tutte queste cose e poi dovermi anche mettere a pensare di fare il podcast. Nel senso, cioè, per questo l'ho abbandonato per un periodo, però da una parte mi va. Quindi, vabbè, l'unica cosa, sapete qual è? Tipo, cominciare, non pensarci troppo e cominciare. E adesso un bel pasto post-workout con questa couscous bowl. Il couscous è buonissimo, ogni volta che lo faccio poi mi ricordo quanto sia buono. E poi, vabbè, abbiamo fatto lezione. Molto carina questa materia, mi piace un sacco. Adesso riprendiamo dal terzo giorno di questo vlog. Vi volevo mostrare questo completino di Kaizen che presto uscirà e non vedo l'ora appunto di vedervi anche a voi indossarlo perché lo amo, è troppo comodo, fantastico. E poi vabbè, ho preparato la mia colazione, tortino questa volta al cioccolato con cashew butter, che sarebbe sempre il solito burro di Anacardi, che è la fissa di questo periodo. Buonissimo, buonissimo. E poi sì, vabbè, ho fatto colazione molto tranquilla, casual, seduta per terra, insomma, un po' strana, sì, sono un po' strana, lo sappiamo. In ogni caso, dopo la colazione, poi mi sono vista con una mia amica per un tè, qualche spettaculess, insomma, amministrazione questa quotidiana tra donne di quest'epoca. Tornando a casa, ho fatto un acquisto di cui ero molto fiera e infatti volevo farvi vedere. Allora, innanzitutto vi dico che le avevo già occhiate da qualche giorno, che ci stavo pensando. Avevo visto lo stesso modello però di un altro colore. E niente, quindi volevo prenderle anche perché era rimasto solo il mio numero. Io porto 36 e c'era solo il mio numero a metà prezzo. Quindi oggi tipo tornando ci sono passata e stavo tipo di prendere quel colore che avevo visto. Non ce l'avevano più, ma ce l'avevano così e c'era solo il 36 appunto, che è il mio numero, quindi le ho prese. Sono le Converse, quelle platform semplici e bianche, modello super classico, ma le volevo troppe. E queste scontate da 105 a 52 euro, 52,50 euro, quindi la metà. E niente, quindi queste scarpe semplici, bianche, Converse, ma le volevo, ci stavo pensando da giorni e quindi poi erano a metà prezzo. Non ce l'ho fatta a dirgli di no, quindi eccole qua. E ora che vi ho fatto vedere l'acquisto della giornata, vi faccio vedere il pranzetto con un'altra cosa che amo, e queste cotolette vegan sono buonissime. E le trovate in svariati supermercati e le ho prese al Tuo Lì, se non sbaglio. Poi caffè e riprendo con lo studio. Ultimamente ho fatto anche un ordine da Shein, mi hanno mandato il pacco qualche giorno fa, ho già lavato tutto, quindi adesso vi faccio vedere cosa mi è arrivato questa volta, i capi che ho scelto e come al solito avete il mio codice sconto che vi lascio qua se volete appunto acquistare da Shein, così avreste tipo un 15% di sconto e vi lascio in descrizione tutti i link dei capi che ho preso. Ora, momento haul Shein. Ho preso alcuni capi e devo essere sincera, di quest'ordine ne vado veramente fiera perché sono tutte cose che mi piacciono un sacco. Io prendo sempre la extra small in tutto perché sono piuttosto piccolina, bassina e quindi sì, le mie dimensioni sono piuttosto minute, ecco. Quindi sì, un sacco di cosine carine, ve le consiglio tutte a dire il vero. Anche queste magliettine super comode e stavano tipo in un pack di colori differenti e questo maglioncino verde anche mi piace un sacco. Poi ho preso due paia di jeans, nonostante io non metta mai jeans, ma penso sia arrivato il caso di cominciare a metterli, che insomma il jeans fa l'outfit, quindi questi poi a gamba zampa di elefante sono un sacco di moda questo periodo. E questa borsettina verde, veramente per dare quel tocco di colore in più a un outfit, magari che uno fa un po' più sul black, aggiunge questo tocco di verde, ci sta. E poi qualche ora dopo, sì, vi ho ripreso il dolcetto, ci stava anche lui, quello non guasta mai.
Nuovo giorno, quindi nuovo caffè. Sapete la mia fissa per il caffè? Chi è Eleonora senza il caffè la mattina? Penso che il caffè sia il mio pasto preferito della giornata. È possibile? Si può dire? Boh, non lo so, magari no, non è proprio un pasto, però è tipo un momento fondamentale. E quella mattina avevo lezione che iniziava alle 8:30 e quindi sì, mi sono messa subito a seguire la lezione. E niente, quindi questa è stata la mattinata di questa giornata, di questo venerdì, che poi thanks God it's Friday, perché finalmente ho bisogno di un po' di relax. Mi sono preparata il mio porridge vegan con proteine vegan, cacao e avena ovviamente, poi ci ho messo mela e scaglie di mandorle. Il porridge è veramente una coccola, ci sta sempre. E finalmente mi sono anche decisa a fare la scaletta per il podcast che dovevo registrare. Poi ho ripreso con un po' di studio, dovevo recuperare una lezione e dato che ho praticamente delle materie che mi coincidono gli orari, quindi quella che perdo praticamente la vado a recuperare il giorno dopo. Poi pranzo, il mio amato trancio di tonno con la mia amata pinza, insomma, classica roba della routine, ma altro studio, insomma, più o meno avete capito. E poi relax con Titans, una serie che amo su Netflix, ve la consiglio se vi piacciono tipo i supereroi. Siamo sabato e mi sono già fatta un caffè. Questa mattina mi sono svegliata un po' più tardi del solito, 8:20, il che è strano ma ci sta ogni tanto. Comunque oggi me la prenderò un po' più con calma, ho cominciato a montare questo video che state vedendo, poi confido di registrare il podcast e per questa mattina andrò a fare dei giretti con la mami. Quindi questo è il programma per oggi, molto più chill, un po' di lavoro magari più tardi anche nel pomeriggio, ho già lavorato un po' questa mattina, insomma il sabato più tranquillo. Outfit casual del sabato, che poi è tipo un déjà vu perché mi vesto più o meno sempre così. E quindi sì, adesso colazione di questo sabato mattina con il mio amato brownie, insomma dovete vederlo almeno più di una volta nei miei video, altrimenti non ha senso. E poi vi ho fatto un po' di giretti con la mami, come vi dicevo, e questo è il suo negozio preferito in assoluto e anche a me piace tantissimo. Noi siamo molto tipo ragazze, donne, persone che amano le piante, quindi sì, questo negozio ci fa impazzire. Quindi poi anche registrate il podcast che è online e se ancora non l'avete sentito andatelo a sentire e fatemi sapere che ne pensate. Insomma, queste sono state queste mie giornate super productive, o almeno più o meno, insomma non ho ripreso tutto, però è per farvi avere un'idea. Spero che il video vi sia piaciuto, se è così mi raccomando lasciateci un like, lasciatemi un commento e fatemi sapere le vostre impressioni. Vi voglio bene, un bacione, alla prossima che sarà molto molto presto. Ciao!